Bonjour à tout le monde. Siamo su una rutinante nave della Corsica Line e stiamo andando verso Algeri. Partiti da Marsiglia, abbiamo fatto ore di coda dopo una notte a guidare come dei folli sotto la pioggia senza vedere nulla. E adesso siamo qua. Siamo qua in mezzo al mare, siamo più o meno all'altezza delle Baleari. Il tempo è discreto, direi, leggermente nuvoloso, ma insomma si viaggia bene. La barca balla e detto ciò vi saluto perché tra un po' andrò finalmente a dormire, perché praticamente a parte 2 ore di pennica oggi pomeriggio, tutto il viaggio, da quando siamo partiti ieri sera alle 10 da Torino, ho dormito sì e no, forse 3 ore e sono un tantino cotto. Per cui buonanotte, ci si vede domani. Buongiorno a tutto il mondo. Secondo giorno, siamo in navigazione. Sono più o meno le 9:30, 10 del mattino. Stiamo per arrivare, insomma, un paio d'ore siamo ad Algeri. Qualcuno ha patito il mal di mare. E niente, arriviamo. Speriamo in Dio e speriamo di non metterci 27 ore alla dogana algerina prima di poter finalmente andare in albergo. Buona giornata, a più tardi. Bene, arrivati al porto di Algeri, intorno a mezzogiorno, sul fare delle 5 e passa, siamo finalmente fuori dalla dogana che è stata una cosa kafkiana, mettiamola così, kafkiana, per non dire termini poco gradevoli. Comunque adesso siamo fuori, siamo sulla promenade che vedete qua alle nostre spalle, al nostro fianco. E ci stiamo dirigendo verso l'albergo seguendo un Toyota Serie 7 di un amico dei Paesi Baschi che conosce la strada. Speriamo di arrivare a un orario decente, che c'ho ancora tanti lavori da fare sulla macchina prima di partire domani. Vuoi salutare gli amici? Ciao amici! Ciao amicici, ci vediamo presto. Finalmente quando saremo tranquilli, motore spento e finite le file. Raggiunto l'hotel, dopo aver mangiato un pasto discreto, mi dedico al montaggio della radio prima di raggiungere Sole nella nostra stanza. Adesso non voglio dire, eh. Voi pensate che gli alberghi possano essere una cosa orripilante? Non è vero, guardate questo. Oddio, lo stile non è proprio quello che piacerebbe a praticamente credo nessuno di noi. Però, insomma, abbiamo un letto non king size di più, con tanto di sofà, zona salotto, un televisore a 600 pollici, c'è veramente tutto. Che miseria, ragazzi. Gli algerini si trattano bene quando si tratta di stanze d'albergo. Pensare che non è neanche un 5 stelle questo. Comunque siamo nella periferia di Algeri. Abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare. Abbiamo avuto il briefing con Mus che ci ha illustrato domani la prima giornata come sarà. E sarà lunga, saranno 800 km, quindi avremo di che divertirci, tutti di asfalto, tirando come dei pazzi per cercare di arrivare entro le 7 di sera. Speriamo in Dio. Comunque la sveglia è fissata alle 5, tanto per cominciare bene l'avventura. Alle 5 del mattino è un orario che tutti vorremmo avere per svegliarci. Quindi ci si vede domani con gli occhi sbarrati alle 5 del mattino. Salut! Alle prime luci dell'alba lasciamo Algeri e ci infiliamo sulla strada che porta a sud cercando di tenere una media elevata. All'ora di pranzo ci fermiamo a pochi metri dalla strada e veniamo raggiunti da un gruppo di studentesse di archeologia che con i loro insegnanti setacciano la zona alla ricerca di fossili. Controcampo delle studentesse.
piccola sosta all'ora di tavola. C'è anche la tavola dei gourmand, eccoli qua. Ah, di gros gourmand, eh? Qui le gourmand. Il sole è appena tramontato, secondo giorno di viaggio, o primo vero e proprio di lunga trasferta. Siamo a 856 km di 880. Stiamo arrivando ad Assime Saud. È stata una giornata bella, lunga, con un caldo bestiale. E finalmente stiamo arrivando. Tra poco arriveremo, tra poco, tra 25 km arriveremo all'hotel Euro Japan, che non so cosa aspettarmi. Speriamo che non sia male. Si cominciano a vedere i fuochi di tutti i pozzi di Assime Saud in giro. Arriviamo ad Assime Saud che è quasi buio. Nel cortile dell'hotel do il mio ammortizzatore anteriore di scorta ai meccanici che devono intervenire sulla macchina di Mimì che ha distrutto i suoi e domani ci lascerà per raggiungere direttamente Jeanette alla ricerca dei ricambi. Veloce pranzo, birra nel bar semiclandestino e poi a Nanna. Siamo al Hotel Euro Japan, Assime Saud, dove ci sono i pozzi di petrolio e di gas. Come vedete, il posto è rutilante, anche con piscina. E dietro quella porticina bianca che vedete lì, senza insegne, c'è il bar dove vendono l'alcol, ma non ditelo a nessuno, eh. Arriviamo alla Gina. Che è pronta per altri 850 km oggi. No, in realtà 750. La strada che scende prima verso sud e poi gira verso est per raggiungere In Amenas ha un asfalto spesso pieno di buche, per cui bisogna viaggiare con attenzione per evitare danni. Fa caldo, oltre 35 gradi, e tira vento, caldo anch'esso. Abbiamo due punti di raggruppamento, uno per la pausa caffè e l'altro per il pranzo, entrambi presso due delle rare stazioni di servizio. Stiamo arrivando al punto 217 dove dovrebbero esserci controlli e sosta. Vediamo com'è questo meraviglioso luogo di perversione 217. Ah no, 117, vero? Qui la mia navigatrice qua mi corregge. Sono qua apposta. Eh certo, appunto. Mi hai portato solo per questo. Eh certo. Per correggere gli svarioni che ogni tanto dico. Sì, forse c'è anche un posto dove prendere un caffè. Ci sono delle costruzioni sulla destra. Chissà, ci sono i controlli naturalmente, quelli qua. Adesso rallentiamo. Facciamo la faccia da bravi ragazzi, quali non siamo. Sfoderiamo un largo sorriso. La police con un Land Rover? No, sì, sembrerebbe un Land Rover, incredibile. Police con Land Rover, cose mai viste. Oh no, forse non è neanche un Land Rover. Un Nissan, un cos'è? Ma Mercedes, figurati. Ci sono tutti i signori. Bonjour, ok, merci. Vas-y à station, vas-y. Vas-y à station. Andiamo alla stazione. Eccoli lì, tutti all'ombra, là dietro. Speriamo ci sia un posto anche per noi all'ombra.
c'è il bar, c'è tutto. Volendo tesoro, c'è anche le toilette. Grazie tesoro, forse ne avresti bisogno anche tu. No, adesso no, non ho questa necessità. Allora, invece di un posto al sole, noi facciamo un posto all'ombra. Ci mettiamo un posto al sole, anzi, qui non possiamo rompere il cazzo. Ci metteremo il sole. Attenzione là. Guarda là, c'è un po' d'ombra. O lì? Lì, esatto. A côté della police. A côté della moschea? Davanti alla moschea, perfetta. Possiamo tirare un porco qui e porco là, visto che siamo davanti alla moschea, ma non lo facciamo. Perché alla fine siamo dei bravi ragazzi. Un po' di dune. Siamo quasi ad Assis Belgembourg. Un po' di dunone finalmente. Queste dovrebbero essere le ultime propaggini del Grand Erge orientale. Bene, stiamo arrivando al punto 120, dove in teoria ci fermiamo e c'è anche il resto. E oltre al resto faremo anche restauration du niveau du réservoir. Rifacciamo il pieno perché abbiamo già consumato mezzo serbatoio in 358 km. Ok, eccoci qua. Vabbè, tutti a fare il pieno, neanche a mangiare, a fare il pieno. E poi c'è il resto di fronte, forse. Io non ci mettiamo dietro a questi? Mettiamoci dietro a questi. Primo che resto sia una battuta. No, no, credo che lì davanti c'è il resto. Allora. Sì. Visto delle costruzioni basse che potrebbero proprio essere un resto. Come stiamo cominciando ad imparare, in Algeria i rifornimenti sono spesso un problema e capita che non ci sia disponibilità di gasolio. Ok, je répète, il carbon 650 km d'autonomie pour une sécurité si au cas où il menace, il n'y a pas de gasoil. Donc, celui qui n'a pas les 650 km, il fait du gasoil. On déjeune ici, il y a deux ou trois petits restos et il y a quelques petits coins d'ombre ici à la station, à l'extérieur, pour déjeuner. Après, il n'y a rien du tout. Tu n'as pas un alternateur, toi, comme par hasard? Moi, j'en ai un, mais pour savoir pour après. Non, j'avais le normal. Non, tu n'as pas un autre en plus. Ok. Non, non. Bon, parce que moi, j'en ai un, je vais prendre à Ilizi un en plus. On ne sait jamais. Tu m'as dit 500 km. Hein? 650. 650. 5-0. Allora, je fais aussi l'autre, pourquoi ça, avec le goudron 110, alors 500 km. Ok. Ok. Non è detto che in Amena ci sia il gasolio. Ah, ah dai. Che beh, avevi già detto che a Ilisi forse non c'è, per cui se non c'è in Amena non c'è Ilisi. Allora, quando cazzo lo facciamo? Non aveva detto che avremmo fatto. Che cazzo ti devo dire? Qui è tutto sempre aleatorio. Okay. Dopo una omelette corposa ed un caffè molto denso ad uno del resto locali, riprendiamo la strada. Il sole picchia, il caldo è asfissiante, fino a quando la strada piega nuovamente a sud. Dopo un paio di chilometri, nella località chiamata Salto del Muflone, c'è un salto di quota che ci porta più in basso di un centinaio di metri. E tutto ad un tratto, arrivando verso In Amenas a 40 km, pioggia e sabbia, la tempête. E adesso solo più pioggia. Ho messo anche gli antinebbia dietro. La tempesta dura solo un paio di chilometri, ma tanto basta a farti stare con tutti i sensi allerta. La visibilità è molto scarsa e bisogna avere speranza e fiducia che davanti a te non ci siano ostacoli improvvisi. Direi che è quasi terminato, si sta aprendo. Ok, c'est terminé.
Porta di In Amenas. In Amenas, là davanti, come vedete, sono solo serbatoi. Serbatoi, centrali elettriche, posto da sogno. Andiamo qua. Andiamo andare per là. Dobbiamo entrare in Amenas. Ad In Amenas, fatto il rifornimento di gasolio che per fortuna è disponibile, il programma prevede non un albergo, ma una base de vie. Ma che cos'è una base de vie? Eccoci, nella base di In Amenas. In Amenas, la meno evidente cittadina. Esatto, Base de Vie non è male come cosa, però il nome è bellissimo. Base de Survie, Oui, de dire. Survie. Adesso vi faccio vedere che cos'è la Base de Survie. No, de Beh, Vie. intanto questa è per la Survie. Esatto, la Base de Vie, non finirla, la Base de Vie è in realtà è una delle cose che ho sempre sognato. Quando vedi quei magnifici campi petroliferi, dove vedi tanti container, dici, ma come cacchio fanno a vivere in un container? Ecco, così. Questi sono dei container più o meno rifiniti, però hanno il bagno, la doccia, c'è addirittura L'aria condizionata. l'aria condizionata e la televisione, cioè mica cotiche, robe da pazzi. Vabbè, poi vi faccio vedere l'interno, ma per adesso accontentatevi di questo Se perché no adesso, finisco la birra. esatto, mi tocca poi andare a cercare un'altra birra e non credo che qui ne abbiano molte. Per cui ci si vede, mo adesso birra e non se ne parla più.